pizzeria più comune. Allora, Parisio negli anni 30 fotografa, fa un lavoro all'acquario e quindi comincia a fotografare delle vasche, delle cose, eccetera, eccetera. A un certo punto si inventa, questo è un fotomontaggio, voglio dire, i pesci questi qua sono ritagliati dagli altri fotografie di pesci che aveva fatto lui, e vengono ritagliati. Però lui, fatto questo montaggio, deve pure riprodurlo. Per cui questa fotografia che lui monta, la monta su un rigido, su un cartoncino rigido, per poi fotografarla, è negativo, io c'ho il negativo di questo, e pensa di metterlo su un cartoncino rigido. Cioè tu utilizza un altro fotografo, un ritratto che tanto a lui che gliene importava, lui la rifaceva, certo. Questo qui, diciamo, è... io non so se preferisco questa o questa. Allora, ma questo qua noi lo troviamo anche nei grandi pittori che magari scrostavano una tela dove c'era qualcosa di preziosissimo e ci dipingevano sopra. Io quello che posso dire, mi fa piacere vedere gli originali perché si vedono queste carte ricchissime di argento, diciamo che noi oggi purtroppo quando andiamo a ristampare i negativi, anche ristampandoli con la chimica, non possiamo mai avere questi toni, questa gamma di grigi, perché delle carte moderne non hanno più quelle caratteristiche che avevano allora. Anzi, forse da questo punto di vista il digitale ci consente, lavorando bene con Photoshop, di poter avere delle scale, diciamo, di toni che la chimica di oggi non ci può dare. Comunque, una delle caratteristiche di Parisio era anche, diciamo, l'estrema abilità della camera oscura, che faceva dei grandi formati. E quindi questa qui è un'altra grande intuizione di Parisio. Oggi una delle caratteristiche di tanti autori è utilizzare il grande formato. Ad esempio lui era riuscito a costruire quello che oggi chiameremo light box, il 6x3, no? Quindi che è qualcosa di modernissimo, no? Che utilizza Jeff Wall, che utilizzano tanti artisti contemporanei. Allora, come nasce il tuo interesse per la fotografia? Papà era un grande fotografo, dilettante, e io ho avuto necessità di una balia da latte, il cui figlio ha fatto il fotografo. Quindi voglio dire, non so se per merito di papà o per merito del latte di questa signora. Allora, per gioco è nato, come spesso succede. Nel senso che avevo degli amici che si dilettavano con la fotografia, io ero invece molto meno interessato, però mi divertiva avere questo studio con loro, che all'epoca tenevamo un posto dove poter giocare, fare delle cose, e loro mi cooptarono questa cosa. Stiamo parlando del 1969 forse. Come ho sempre, come dico, come fatto, a me la fotografia non, per questo io non so se sono mai stato un fotografo. Nel senso che io non ho mai avuto la passione per la fotografia, cioè io è difficile che girassi e giro ancora con una macchina fotografica. Io l'ho sempre concepita come un lavoro. Poi ho avuto una serie di esperienze lavorative diverse dalla fotografia, perché sono stato anche impiegato in banca, voglio dire. Poi invece, niente, poi a un certo punto ho deciso che facevo anche un po' più di fotografie professionali con attenzione, però che non ce la facevo a fare le due cose, cioè la banca mi frustrava troppo. Fortunatamente mi incontrai con Fabrizio Lombardi, che all'epoca cercava uno studio, e mi ricordo che era uno studio leggermente caro per lui, e allora io dissi: senti Fabrizio, ho uno stipendio, mi piace come idea, mettiamoci insieme, e così io contribuisco per esempio al fitto con questa cosa, e poi io vengo quando ho tempo, vengo a fare, eccetera, eccetera. A un certo punto ho deciso che invece volevo, quindi ho lasciato la banca e mi sono messo a fare il ragazzo di Fabrizio a tempo pieno. Ed è stata un'esperienza umana molto bella, perché Fabrizio era una bellissima persona. E poi lui era bravo, anche se un altro di quelli, diciamo, forse un po' bistrattati, nel senso che aveva un carattere un po' complicato, un po'. Poi mi sono messo da solo, poi niente, sono andato avanti, mischiando casomai un po' di fotografia, un po' di grafica, perché ti succedono quelle cose stranissime. Tipo, mi chiamano per fare delle fotografie a dei frigoriferi, insomma, elettrodomestici. Non so se l'attuale Whirlpool, all'epoca si chiamava una cosa che si chiama San Giorgio, qualcosa del genere.
vado a fare, e il direttore vendite che io conoscevo mi dice: ma visto che tu fai le fotografie, non è che mi vuoi studiare nuovi aspetti del frigorifero perché noi dobbiamo fare una linea nuova? Gliel'ho fatto, ma nel senso che ho coinvolto una persona che si occupava di design, l'abbiamo fatto insieme, dove io poi ho fatto i dépliant, ho fatto le cose. E questo succede spesso, ma credo che succeda ancora adesso, che il produttore di mutande ti chiede di fare le fotografie, però ti dice pure: fammi il catalogo. Certo, certo. Perché tu c'hai il gusto, quindi mi fai l'impaginazione. Sono due mestieri diversi. Però nella promiscuità io mi sono arrangiato nell'uno e nell'altro. Non sono stato mai un fotografo eccelso, non sono stato mai un grafico eccelso, però ho campato, voglio dire. Insomma, certo. E non lascerò tracce di me. No, speravo di lasciarle, e le lascerò, ma per induzione, perché probabilmente riuscirò a tramandare l'archivio Parisio. No, ma io credo che se tu hai compreso l'importanza dello studio Parisio, dell'archivio Troncone, proprio anche per questa esperienza pregressa di fotografo, che ti ha consentito di entrare all'interno, diciamo dell'attività di questi grandi autori. Di fotografia ne mastico da tanti anni. E quindi come nel tuo percorso hai incontrato lo studio Parisio, come hai deciso di rilevarlo, quali sono stati allora, i problemi? Allora, io sono amico, ancora oggi, dei figli di Fabrizio Parisio, che era appunto il figlio di Giulio. Sapevo che Fabrizio, come tutti quanti noi, stava diventando grande, se non è la logica delle cose. Per cui, parlando con uno dei figli di Fabrizio, gli dissi: senti, ma papà non è che volesse, sai, non puoi dire uno si sta facendo vecchio, insomma, pensare diciamo al suo futuro, per cui facciamo una società, io entro in società con lui. Il figlio mi disse: no papà, non assolutamente no. Poi un giorno mi telefona e dice: sai, papà ha deciso vendere lo studio, tu sei sempre interessato, facemmo una trattativa sulla cosa. E io rilevai lo studio, però appunto, come dicevo prima, trovando un cimitero, perché voglio dire, le sue... Però quindi tu hai acquistato questo studio come è stata la cessione di un'attività, quindi... Sì, sì, noi abbiamo fatto una vera cessione d'azienda, da fotografo privato a fotografo privato. E siccome poi alla fine mi hanno aiutato delle persone, perché io non avevo la possibilità di... economica di rilevare tutto, alla fine poi abbiamo fatto una società che con molta fantasia si chiama Fittipaldi Stefano SRL. Era anche il mio studio professionale, quindi se uno mi cercava sull'elenco del telefono, certo, o tenevo due linee di telefono o mi trovava sotto Fittipaldi Stefano, che poi è una SRL e secondaria. Non ho trovato clienti, non ho trovato lavoro, e quindi l'ho fatta. Alla fine, invece di trovare, mi ho trovato un archivio che, devo dire, a me mi ha appassionato subito, ma fondamentalmente ha appassionato mia moglie Giuliana, che è veramente stata l'anima di questo posto fino a quando non si è ammalata qua dentro, perché è un posto, non dico malsano, ma insomma abbastanza umido, abbastanza... era in un bell'abbandono, tranne la parte operativa. C'è la camera oscura, era bella funzionante, il tavolo da lavoro quotidiano era bene funzionante. Quando io ho rilevato, Fabrizio Parisio tentava comunque di vendere, per cui certe cose si sono perse, tipo per esempio l'archivio legato all'Ansaldo si è perso, perché lui l'ha venduto prima. E lui ha venduto prima anche tutto l'archivio relativo all'Enel, che però non è Enel, parte dall'ente autonomo Volturno, passa per la SME e arriva a lei. C'è tutta l'elettrificazione del meridione, bravo. Materiale straordinario. Allora, lui mi disse: guarda, io l'ho venduto, fai tu, a questo punto fai tu la trattativa, altrimenti la porto a termine io e logicamente scalo i soldi. Insomma, era un problema economico, certo. Però lui l'aveva venduto. Ho detto: no, vabbè, chissà perché mi è venuta questa idea. Dico: no, lo continuo io. E questa è stata una grande fortuna, perché l'ho venduta anche un po' meglio di quando l'aveva
stabilito Roma, cioè stiamo parlando di qualche centinaia di migliaia di lire, che all'epoca parliamo ancora in lire, ma fondamentalmente ho stabilito un rapporto di collaborazione con l'Enel, da cui è nata la sponsorizzazione per mettere in ordine l'archivio. Quindi no, tutta roba che ci stava, però per esempio l'impianto elettrico a norma, queste luci che adesso si sono a 25 anni che stanno impicciate queste luci, certo, quindi no, voglio dire qualcuna si è fulminata o qualche fusibile è saltato, ma insomma in linea di massima funziona, cioè ho avuto questa fortuna. Ho avuto la fortuna che l'Enel mi sponsorizzasse le prime due mostre che ho fatto e poi a livello fotografico mio personale ho partecipato a quel bellissimo libro che si chiama Le luci di dentro, che fu una pubblicazione sponsorizzata dall'Enel per Napoli Città UNESCO, dove eravamo in tre fotografi, Mimmo Iodice, Luciano Romano ed io. Poi a un certo punto l'Enel venne a prendersi l'archivio e io tentai di fare il fetente dicendo l'archivio è stato tutto vincolato, quindi io non so se è vostro, nessuno ve lo nega perché me l'avete pagato, però non so se ve lo posso dare. Ovviamente io non mi posso mettere a competere con l'Enel, quindi gli fu dato. Però grazie a Giulio Raimondi, che all'epoca era sovrintendente artistico, Giulio fece una mediazione per cui l'archivio originale è passato all'Enel, però in cambio l'Enel mi ha dato la digitalizzazione in alta risoluzione di tutte le cose che io gli ho dato. Per cui diciamo, da un punto di vista della memoria del lavoro di Giulio Parisio è rimasto. Di fruibilità di quelle immagini, diciamo, abbiamo la possibilità. Ed è proprio quello che dicevi tu a un certo punto. C'è una... la fotografia per l'Enel è il traliccio fatto in mezzo a una campagna, da un punto di vista mio personale non me ne può fregare di meno, però c'è una documentazione dell'architettura rurale, c'è il cambiamento del paesaggio, quindi diventa poi interessante come documento, come dicevo prima, cioè la fotografia intesa non come semplicemente un'opera d'arte o un racconto, ma il documento di una. Vediamo allora quali sono i fondi fotografici che sono conservati all'interno di questo studio, diciamo. Allora, il fondo principale sono Parisio e Troncone. Parisio sono circa 70.000 negativi, Troncone ne saranno almeno 10 volte tanto per motivi del diverso tipologia di lavoro che c'era tra i due professionisti, diciamo, anche se sono, in realtà sono, parliamo di 5 professionisti, perché Troncone nascono due fratelli e poi c'è uno, il figlio di uno dei due fratelli che porta avanti, Parisio padre e figlio, quindi tutto sono 5 personaggi che gravitano intorno a questo. Ci sono poi altri piccoli fondi, come quello di Esposito, come altri, un fondo di positivi, ma che sono miei, che io però volentieri insomma li considero come Lombardi, diciamo. No, un fondo Sommer, insomma abbastanza ricco, però insomma voglio dire molto conosciuto, la parte più conosciuta. E poi c'è questa cosa di piccolissime, che c'è un signore che mi ha portato, saranno di famiglia, che sarebbe anche divertente studiare perché sono quelle cose belle di famiglia, per cui ottocentesche, novecentesche, prima il novecento, su vetri, su cose eccetera, e però sono belle, però ecco, diventa un discorso poi di va capisce che io signore che sta ritratto là dentro, c'è una difficoltà diciamo di... E queste mi capitano spesso di queste cose, per cui io qualcuno la rifiuto, qualcuno la, insomma, a stento riesco a gestire le cose nostre, quindi figurati queste cose. E quali attività avete messo in atto per tutelare, conservare e valorizzare il materiale che è conservato in questo studio? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, che ha fatto Giuliana, è stata quella di copiare in maniera molto pedissequa i registri che ci hanno dato Troncone e Parisio, che abbiamo copiato, in un normalissimo Excel, ma questo ci dà la possibilità di accedere, sia pure in una primissima battuta, alle immagini
che uno ricerca, perché nel senso che ci stanno i titoli dei lavori. Certo, c'è la corrispondenza tra il lavoro però e la scatola dei negativi. Ecco, voglio dire, adesso per dire, Cantiere Navale di Castellammare o Teatro di San Carlo, che sono 20 anni di lavoro di troncone, io me lo devo andare a cercare in 20 registri diversi. Invece in Excel chiedo Cantieri Navali, rigo, ma li becco tutti quanti, voglio dire, no, è più veloce come cosa. Dopodiché abbiamo fatto un progetto di digitalizzazione di Parisio. Questo progetto ci è stato finanziato, allora nel frattempo era arrivato, sono gli archivi, prima Parisi ovviamente e poi Troncone, sono stati vincolati dalla sovrintendenza archivistica. Attraverso questo vincolo, anche se non direttamente, quindi un vincolo, un vantaggio che mi ha portato lo Stato, anche se indirettamente io sono riuscito ad accedere a dei finanziamenti. Questi finanziamenti, uno è stato per Parisio e mi hanno finanziato la Fondazione del Banco di Napoli insieme alla Fondazione, alla Compagnia delle Opere, che credo che si chiami ancora così, insomma era la fondazione legata al San Paolo di Torino, quale avendo appena comprato, quasi appena comprato il Banco di Napoli, aveva piacere e interesse a fare una cosa a Napoli. E mi finanziarono questa cosa, facemmo un progetto, abbiamo portato a termine, abbiamo avuto i soldi, quelli chiesti ci sono stati dati, e abbiamo digitalizzato, praticamente che abbiamo fatto? Abbiamo guardato tutto Parisio. L'abbiamo contato, quindi l'abbiamo inventariato in pratica, però poi abbiamo in qualche maniera digitalizzato a campione, quindi voglio dire, se sono 70.000 negativi, ne abbiamo digitalizzati oltre 30.000, mi pare 35-36.000. Ovviamente seguendo un criterio, è chiaro che le opere futuriste sono tutte quante acquisite, i ritratti più o meno sono tutti quanti acquisiti, ma Parisio faceva delle fotografie per uno che faceva bulloni. Certo. Ha già fatto uno. I lavori più commerciali, diciamo. No, voglio dire, le industrie ne ho fatte anche più. Le industrie degli anni 30, tipo il sicurificio italiano piuttosto che un altro, sono talmente belle come fotografie che tu le digitalizzi tutte. Di un'azienda moderna, contemporanea, tu quando hai fatto 3 immagini degli interni, un'immagine del prospetto, l'hai fatto, però nelle nostre schede sta scritto la quantità di altre immagini che noi abbiamo di quell'oggetto, di quel soggetto, certo. Per cui alla fine se a uno gli interessa perché sta facendo una ricerca su un determinato coso, sa che ce ne sono altre a sua disposizione e quindi c'è un progress. Questo che dice Stefano mi dà l'occasione di segnalare un aspetto della fotografia, che noi difficilmente ci possiamo occupare di tutto il materiale fotografico che abbiamo. Questo è vero per archivi importanti come Troncone e Parisio, in cui necessariamente bisogna scegliere cosa, diciamo, cosa conservare, no, perché si conserva tutto, però cosa digitalizzare, cosa, diciamo, rendere fruibile al pubblico. Però è ancora più vero oggi, in cui probabilmente si fanno più di 1 miliardo di fotografie al giorno. Quindi il problema di cosa conservare, come conservare, cosa rendere fruibile, è un problema che la fotografia ha. Io mi domando, tutti questi che adesso col digitale, che si scatta a mitraglia, sì, voglio dire. Certo. Poi, diciamo, secondo la normativa, una qualunque foto fatta col cellulare deve essere catalogata dal CDF. Allora, se trova il cellulare di un grande fotografo, oppure viene acquisito in qualche modo dall'ente pubblico e l'ente pubblico vuole catalogare, deve sempre usare la scheda F. Cioè non c'è questa distinzione tra importante e meno importante. No, beh, questo mi va ancora bene. Il problema è che però, no, quanti migliaia di fogli o di chilometri, se si può dire, di questo. Ma poi appunto, voglio dire, quando noi ci troviamo di fronte, ad esempio, no? A un matrimonio, quindi il fotografo ha fatto 1000 fotografie di quel matrimonio. Ora dobbiamo fare una scheda singola, oppure possiamo fare una scheda multipla in cui diciamo ci sono 1000 foto del matrimonio e poi dopo si segna. Purtroppo almeno ora bisogna fare schede singole, sempre con la famosa scheda F. Quindi c'è una macchinosità che... Ho partecipato e teoricamente si sono entrato, no? Delle serie perplessità in un bando pubblico, non entriamo nel merito di chi va,
emanato e che cosa eccetera, per la digitalizzazione di immagini. Allora, questo soggetto ha immaginato che si potessero, è un bando aperto a sia archivi che a biblioteche, archivi fotografici, archivi cartacei, eccetera, ma ha immaginato che si potessero acquisire 50.000, fate sempre realizzare 50.000 file in 66 giorni. Io gli ho spiegato che io ho acquisito 30.000 file in 18 mesi. Cioè quasi 1.000 file al giorno. Cioè, voglio dire. E questo è possibile. Se io mi metto con la mia banco la mia macchina fotografica su un banco da riproduzione e fotografo un libro, io faccio clic, giro pagina, faccio clic, giro pagina, faccio clic, forse ne riesco a fare 1.000 al giorno. Nel momento in cui devo prendere il vetro, lo devo pulire, lo devo mettere sullo scanner, lo devo fare. Io, ma poi ogni negativo può essere diverso dall'altro, no, per cui devo fare ogni acquisizione la devo calibrare, la devo fare, cioè, tanto, o la faccio prima o la faccio dopo in Photoshop, ma se non acquisto quello, è meglio farla prima. Se non acquisisco quello che voglio acquisire dopo non lo recupero più, no. Ma no, è chiaro che però è questo che dicevamo prima, cioè non c'è ancora la consapevolezza della complessità del materiale fotografico, certo. Perché la fotografia è vero che è un documento, però è un documento che ha delle caratteristiche fisiche di estrema complessità, sia come materiali che siano fotografie, che siano documenti cartacei, che siano libri, che altro, poi dopo loro immaginavano di poter fare la didascalizzazione di 50.000 fotografie in 25 giorni. Sono, appunto, sono tempi che appunto... No, dimostrano non una ignoranza, perché per carità sarebbe fuori luogo parlare di ignoranza, ma di non ignoranza nel tempo di non conoscenza, no, di quello che stai andando a fare. Cioè la confusione, gli archivi sono archivi. Certo. Una cinquecentina non può essere trattata come... Infatti. Una cosa divertente di Parisio, che ho trovato tanto materiale in Parisio, è la riproduzione di documenti. Cioè, negli anni 30-40, come forse non esistevano ancora le fotocopiatrici, loro erano documenti notarili, come si dice, buoni del tesoro del Banco di Napoli, cose del genere, fotografati e concerti con perizia, poi la fotografia della perizia fatta da... Però da un punto di vista burocratico, l'immagine futurista e la riproduzione del documento da notarile hanno lo stesso valore. Scheda F, signora. Sì. Quindi devono essere trattate allo stesso modo, sì. E quindi tu non puoi gestire, differenziare la catalogazione di questi due beni che oggettivamente, diciamo, possono avere un valore diverso. Parliamo un po' dell'associazione che hai messo su, diciamo, no? Perché allora, l'archivio Parisio è di una società che, come dicevamo, si chiama Fittipaldi Stefano SRL, l'archivio Troncone di Stefano. Però, come privato, soprattutto nel caso di Parisio, perché è nata per Parisio, la gestione dal punto di vista, diciamo, culturale, quindi le attività di mostre, di cose eccetera, era un problema di gestione da parte della società, per cui di fatto facemmo questa associazione che gestiva, se si può dire, la parte culturale, quindi i progetti, le cose eccetera. Di fatto nel tempo la società esiste ancora, ma credo che siano 10 anni che non fa un bilancio, nel senso che non c'ha bilancio, perché ormai facciamo tutto con l'associazione, sì. Che a stento riesce, però riesce a sopravvivere, insomma, ha una sua capacità di autofinanziarsi. Sì. Dice, ma tu non hai fatto un mestiere con la società? No, perché che purtroppo ho un difetto io personale, che è quello di non essere un imprenditore, ma poi fondamentalmente c'ho una sorta di gelosia, per cui non riesco a fare proprio una commercializzazione. Qualche fotografia si vende, collabori con case editrici, ecco. Però a me proprio la commercializzazione biega di queste cose mie. Ricordiamo un pochino la figura di Giulio Parisio, perché è un fotografo così importante? Quello che penso... Dico qualcosa anch'io, però mi fa piacere. Quello che penso io, perché... Allora, lui
Da quello, allora, grossi problemi sia con Parisio che con Troccone, mancanza assoluta di carta, cioè non ho documenti, non ho fatture che potessero farmi anche individuare per esempio le date di certi lavori che lui ha fatto. In mancanza di un qualsiasi tipo di documento cartaceo diventa impossibile, per cui io non riesco neanche molto a risalire alle origini di questa cosa. C'è qualche cosa che si può dire, ma perché fortunatamente nella vita di questo, in questo percorso che ho fatto, ho avuto rapporti con la figlia più grande di Parisio, che si chiamava Mariella, che aveva la memoria di, proprio che lei aveva questa memoria, per cui certe cose me le ha raccontate sempre un po' più avanti nell'età, quindi sempre un po' più cose, un po' più di fantasia, che non è una fantasia reale, diciamo, se si può dire una cosa del genere, per cui lei mi raccontava cose. Allora, il papà di Giulio Parisio era un fotoamatore. Lui in famiglia, diciamo, ai sì, primi deludimenti. Ha trovato questi oggetti di macchine fotografiche e lui addirittura da ragazzo si mise a fare un po' di fotografie e si era messo a fare le cartoline, si ingegnava, diciamo. Però deve saper fare le fotografie. Io ho trovato delle fotografie che ho visto delle fotografie che sono conservate, mi pare, alla Biblioteca Nazionale, di funerali di Caruso fatte da Parisio. Quindi indietro nel tempo. Parisio nel 18 parte per il servizio militare, nel 18, quindi la guerra 15, nel 15 parte per il servizio militare e viene incaricato di fare il fotografo militare. All'epoca non era il reporter militare, ma serviva a scopi bellici, quindi l'aerostato, queste cose qua. L'elevazione del territorio. Esatto. Da cui poi il primo lavoro che lui fa nel 18, che è quello di andare a seguito di un ammiraglio che non ricordo come si chiama, che era quello che era diventato una specie di governatore dell'Istria, e lui viene mandato per fare delle fotografie. Siccome c'ha fantasia, questo indubbiamente lo dobbiamo riconoscere, c'ha capacità tecniche e artistiche, se si può dire così, lui fa questo reportage che espone nella una prima mostra che io ho, la prima traccia di un lavoro serio, cioè riconosciuto professionalmente, nel 19 a Zara. Poi lo porta nel 20 a Napoli, quindi l'anno prossimo sono i 100 anni di questo lavoro. Della prima mostra ufficiale di Giulio Parisi a Napoli. La prima mostra ufficiale di Giulio Parisi a Napoli, abbiamo delle tracce sulla stampa dell'epoca. E la fa alla Casina Pompeiana, quindi già una sede prestigiosa, diciamo. Sì, ormai oggi non più, però comunque, cioè, all'epoca sì. Centralissima. All'epoca sì, lui la fa in questo luogo e poi parte. Poi va a Roma, gli viene insignito dell'ordine di Cavaliere del Regno e comincia la sua attività. Bravo, intraprendente, perché lui riesce ad essere un buon imprenditore. Non solo gli riconosciamo certamente dei meriti artistici, no, fotografici, ecco, insomma la parola artistico mi sembra anche certe volte un po' fuori luogo, fotografico, lui è un bravo fotografo, però è anche un bravo imprenditore, lui è imprenditore di se stesso, nel senso che lui organizza una sorta di staff, di lavoro, cioè, tanto che mantiene bene una famiglia numerosa, avvia i figli professionalmente, due sono notai, l'altro faceva il fotografo con lui, quindi voglio dire, insomma, ha successo, certo, nel campo fotografico, alternando la professione all'arte, per cui continua sempre comunque ad avere questo aspetto della ricerca fotografica, questo certamente fino alla guerra. Dopo la guerra cade un poco perché ha dei grossi problemi di salute, aveva dei problemi grossi di salute.
la guerra, parliamo della seconda guerra. Sì, fino alla seconda guerra mondiale. E più perché probabilmente cambiano anche certi tempi, certe relazioni che lui aveva vengono a cadere, anche se lui riesce, per esempio lui è molto legato a Lauro, qua girano normalmente da De Gasperi a Gronchi, personalità della politica, insomma, posso dire senza, è molto governativo. Sì. Vabbè, però ricordiamo che lo studio si trova anche in un luogo più che centrale della città, sì, che è Piazza Plebiscito. Non lo intendo come governativo nel senso negativo del termine, come quello, perché non credo che lui avesse poi, gli era riconosciuto la capacità. Vabbè, era un fotografo importante della città, quindi inevitabilmente lavorava per i committenti più importanti. Ricordiamo che lo studio viene aperto nel 1926, credo, in collaborazione con Carlo Cocchia, quindi fondatore di Divisionisti. Sì, che fanno questa cosa che si chiama Bottega di Decorazione. Bottega di Decorazione che ripercorre un poco le stesse cose che hanno già fatto in altre città italiane, certamente a Milano, Firenze, forse Venezia, dove esistono le botteghe di decorazione, che sono dei luoghi dove si accentrano più arti diverse. Infatti Cocchi è un designer, oltre che a diventare un architetto importante, lui fa il fotografo, però poi fanno delle cose insieme, cioè per esempio Cocchi disegna dei lumi, i cui paralumi sono realizzati con fotografie di Parisi. Parisi per esempio è uno che ha molto l'arte applicata. Lui fa, immagina delle fotografie che non sono fini all'essere a se stesse, ma lui già pensa all'utilizzo pubblicitario, per esempio, certo, di quelle fotografie. Questo uso spettacolare e scenografico della fotografia. Lui è un grosso allestitore, per esempio. Io ho delle cose, queste due grandi allestimenti che sono documentati in degli album che io ho trovato in situazioni completamente diverse, che sono uno sull'acquedotto pugliese, dove lui in quest'album, che io scherzando dico una brochure in realtà, perché il concetto è quello, che è 35-70 più o meno, dove lui svolge in queste pagine l'idea e la costruzione di quello che poi sarà il padiglione dell'acquedotto pugliese alla Fiera del Levante del 42, mi pare. No, sì, mi ricordo. Per piacenza di qualche volta, non tutto mi riesco a ricordare. In cui viene fatto questo acquedotto pugliese e lui fa questa cosa di far vedere come nascono queste retroilluminate, queste fotocomposizioni che lui fa facendo non dei montaggi, non dei fotomontaggi, ma per esempio lui fa, c'era quel sistema di fare più fotografie, di fotocollaggi, quindi più fotografie insieme, però che ognuna non si mischiava, non come i pesci che abbiamo visto, certo, giù, che è proprio quello, è un fotomontaggio, ma qua sono varie scene del percorso dell'acquedotto montate in un'unica fotografia che poi diventerà un pannello e con una cornicetta bianca, in modo che ogni fotografia non si confonde con le altre, che è un sistema che ho trovato per esempio in De Pero. Certo, quindi queste cose, e lui documenta in quest'album tutta la costruzione e poi alla fine dell'album si vedono le fotografie del padiglione che lui ha realizzato. E questo qua è estremamente interessante perché dimostra come Parisio riusciva ad utilizzare a livello professionale le sperimentazioni che faceva a livello artistico. Esatto. Quindi ancora si è dimostrata la sua intelligenza e la sua grande personalità che riusciva a padroneggiare queste qui che allora erano le ultime innovazioni, quindi innovazioni che poi non erano molto accettate da tanti ambienti, quindi lui riusciva ad essere contemporaneamente un fotografo, diciamo, governativo, ufficiale, però dall'altro lato anche uno sperimentatore. Ecco, questo è una cosa abbastanza rara in assoluto in ogni periodo storico. Perché lui non era un fotografo e basta, lui era uno che utilizzava, faceva la fotografia perché gli piaceva ed era bravo, secondo me. Lui per esempio
i suoi paesaggi. Io un giorno, parlando dei paesaggi, ho parlato di ritratto di paesaggio, perché lui era proprio questa entrarci dentro. Però, per esempio, lui da questi paesaggi che comincia a fotografare nel 1900, con Zara, voglio dire, quindi là, poi nel 30 vince un premio fatto in occasione di un congresso della Società Geografica Italiana, viene fatto a Napoli, viene fatto un concorso fotografico a cui partecipano un sacco di gente, tra cui anche, dico per dire, Alinari. Parisio vince il primo premio, e stiamo parlando del 30 o 30, 31, non mi ricordo, ma qui sono ovviamente delle fotografie che ha fatto nella fine degli anni 20, delle bellissime fotografie di Capri, delle fotografie della zona Flegrea, delle cose così. E lui entra in questi paesaggi, perché lui fa proprio dei ritratti, cioè lui coglie delle... Io conosco il lavoro che lui ha fatto sul Matese, ed è un lavoro, diciamo, di un territorio che conosco bene, piuttosto approfondito, cioè lui riesce a documentare tutti i luoghi. Però quello che io volevo dire, che una volta che lui fa questo fatto, che poi fa il paesaggio, lui poi, quello lo fa perché gli piace, per cui lui va a Capri e si va a fare le fotografie di Capri, ma perché si fa una gita, dico per dire, una gita a Capri. Certo, certo. Dai. Però poi da questo lui diventa il fotografo dell'ente provinciale del turismo di Salerno. Certo. Per cui quello che era una passione diventa un lavoro. La quindi, fa allo stesso livello. Quindi questa però, capacità imprenditoriale... Anche questa del Matese, no? Qualcuno sì. Gli avrà dato una commessa. Sì, sì, lì era l'inaugurazione della ferrovia... a Lifana, diciamo, quindi lui cura tutta la documentazione ed organizza una mostra con dei grandi formati, diciamo, nella stazione di allora che collegava il Matese a Napoli. Questo premio, per dire poi anche l'epoca, no? Questo premio che vince Parisio sul paesaggio dell'Italia meridionale. Uno, esiste un premio per cui lui ha, insomma, mi pare 10.000 lire, faccio una cifra in denaro, poi una medaglia d'argento, poi un'altra cosa, cioè, poi la mostra. La mostra, lui mette in mostra 300 fotografie, però è la vera mostra. Certi pannelli con le fotografie appizzate con le foriste, perché nel 30 è così facile. E la cosa divertente, questa è una cosa che mi è capitato più di una volta, ho saputo che lui avesse vinto questo premio, eccetera, eccetera. Però ho trovato da Troncone, che lo faceva per il giornale, delle fotografie della mostra di Parigi. Sì, tre fotografie, tre scatti, in cui sono ovviamente non fotografata la mostra, ma ci stanno delle personalità, che ne faccio un ministro piuttosto che... Vabbè, certo. Che stavano, quello che lui serviva per venderla ai giornali. Diciamo. Però stanno davanti alle fotografie di Parigi, che io poi riconosco perché poi le riconosco. Certo, quindi i due archivi si incontrano. Si incontrano più volte. Parliamo un po' dell'attività di ritrattista di Parisio. Lui è stato, diciamo, probabilmente il ritrattista più importante negli anni 30, 40 della città. Sì, sì. Era diventato addirittura uno status symbol avere. Sì. Allora, poi ho scoperto molte cose divertenti di questa. Allora, Parisio è un bravo ritrattista e prende anche un sacco di soldi per fare un ritratto, all'epoca. Quanto più o meno? 500 lire, quindi... negli anni 30, sono tanti, non lo so fare, però se potessi avere 1.000 lire al mese... Quindi un mezzo stipendio, un mezzo stipendio. Allora, lui fa queste cose, ma la cosa divertente è che lui fa delle sedute, questa relata refero, ovviamente, perché io non ci stavo, non spiavo da dietro alla cosa. Lui fa delle sedute prima, si incontra con la persona da ritrarre, per cui lui poi cerca di entrare psicologicamente nel ritratto della persona, per cui hanno una personalità i ritratti che fa Parisio. Questo qua non mi sembra improbabile, guardando la qualità delle immagini, la costruzione della e poi scenografia. Il suo clou, secondo me lo acquista, arriva con le fotografie degli artisti suoi, certo, contemporanei, certo. Dove là veramente c'è, tranne in alcuni casi che sono fotografati, ci sta una fotografia di Siliero che sta in piedi, in un luogo qualunque,
per cui è un bel ritratto di una persona molto importante, molto seria, eccetera, eccetera. Però la maggior parte dei ritratti sono fatti a loro nei loro studi, certo, dove lui cerca di adeguarsi al loro stile. Ce ne stanno certe che il pittore di un quadro sta dentro al quadro stesso, perché lui lo fotografa davanti al quadro, però con le luci, con le cose, lo fa quasi diventare... Ce n'è una di Renda che è bellissima, perché c'è una scultura di una donna che guarda, forse un po' impressionata, che ha un movimento ad andare indietro, e Renda che invece ha un movimento proiettato verso questa, la luce da dove viene, la luce che viene, che illumina la scena, capito? Certo. Sono... Ricordo che tutte queste immagini si possono consultare sul sito dell'associazione, diciamo, in cui ci sono le principali mostre, diciamo, no, non tutte, però diciamo si ci può fare un'idea chiara della qualità del lavoro di Giulio Parisi. Purtroppo è un sito statico, perché non ci siamo fermati a un certo punto, come fatto. Però ho provato a consultarlo, ci sono e poi dopo sono tantissimo materiale, delle cose in particolare che ho proposto alla organizzazione, in realtà alla sovrintendenza di Matera, di fare una mostra di Parisio, perché ho trovato delle fotografie di Parisio che documentano i Sassi nel 1931, mi pare, dove vi sono questi Sassi che sono tutto bello ordinato, pulito, abitati, no? Cioè, poi lui la ripete nel 60 e qualche cosa, dove già tu vedi questa decadenza dei Sassi. Quindi probabilmente la guerra ha peggiorato. Ha peggiorato, e poi dopo c'erano, e questo era il mio poi sogno da fotografo, non fotografo, che ho fatto io un lavoro a Matera nel 71. Quindi diciamo... Per cui si potevano questi tre periodi. Nel 71 i Sassi sono completamente abbandonati. Un lavoro interessante, però non rientra nelle nostre cose. Insomma, voglio dire, me ne sono fatto subito una ragione. Non mi sono suicidato. E le fotografava in studio, sopra dove c'era una sala posa, e usa i negativi di grande formato. Questo è un bambino. E lui ci mette, sono, come dire, un poco come si usava in un certo senso all'epoca, cioè che il ritratto non era come il ritratto di oggi, dove io casomai ci metto un fondo nero e fotografo la persona, ma gli si creava un minimo, non proprio come quello nell'Ottocento che creavano i propri teatrini, no? Con le colonne, le frasche, certo, le cose, certo, eccetera. Certo. Insomma, questo bambino già sta seduto su un cuscino, su una cosa, eccetera. Questo è un vetro di 18x24, dove è riportato un numero di catalogo scritto sull'emulsione. Qua si vedono anche i segni del ritocco un pochino, diciamo. Sì, ma poi ci stanno. Ho trovato anche degli appunti di ritocco fatti da Parisio su delle foto di prova originali in cui c'erano queste. Perché loro praticamente usavano per conservare gli stessi astucci, sì, che avevano utilizzato, che contenevano le lastre vergini. Quasi tutti, diciamo, hanno utilizzato questa cosa, diciamo. Quindi... La differenza ancora tra Parisio, appunto, tra Parisio e Troncone, Parisio per esempio è stato un futurista, quindi lui è stato un personaggio amico di Marinetti, molto tenuto in conto da Marinetti, era un uomo della sua epoca, nel senso che appunto conosceva, era collegato anche con personaggi della cultura e della fotografia straniera, aveva un riconoscimento nazionale che, per motivi che io non ho mai voluto indagare, si è andato un po' perso nel tempo, ma insomma lui, una per tutte, lui ebbe nel 1932 l'incarico da Mussolini di rappresentare l'Italia imperiale, all'epoca erano state appena tirati fuori, usando un'espressione non precisa, non scientifica, tirati fuori i fori
a Roma e lui deve rappresentare l'Italia imperiale all'Esposizione Internazionale di Chicago del 1932. E lui fa questi pannelli di su vetro, quindi fotografie stampate su pellicola grande, incollati su vetro, di 6 metri per 3. Ovviamente 6 metri per 3 non esistevano le pellicole, quindi lui le fa a fette, ogni fetta di 1 metro per 3, però assemblate insieme fanno 6 metri per 3. Questa cosa. Cioè, quindi lui era anche l'allestitore di questa, non era solo fotografo, era anche un allestitore, era anche un mecenate. Fa una serie di passaggi proprio seguendo quelli che erano all'inizio le cose della fotografia, nel senso che prima passa per una sorta di pittorialismo, quindi quei suoi esperimenti, certo, sul flusso, queste sue cose, luce. Poi comincia ad approcciarsi. Lui è futurista, se si può dire, prima ancora di Marinetti, prima ancora che Marinetti, perché alcune sperimentazioni che noi diciamo futuriste di Parigi che possono rientrare in questo filone, in realtà sono prima del 30, quando ci fu il manifesto futurista, perché ci stanno per esempio quelle delle ombre, le monachelle, che sono della fine degli anni 20. Secondo Teo D'Ambrosio, principale studioso di futurismo a Napoli in questo momento, secondo Matteo D'Ambrosio, Marinetti non arriva subito a concepire la fotografia come arte, diciamo, legata al futurismo, o che può essere legata al futurismo. Però lui si rende conto che mentre in altre nazioni, tipo la Francia, esistono dei movimenti d'avanguardia che fanno anche, come si dice, che assimilano la fotografia e la fanno come Man Ray, no? queste cose qua, lui dice che si rende conto che manca alla sua idea, il futurismo, eccetera, eccetera, manca la fotografia. Ci sono stati esperimenti prima, i fratelli Bragaglia e altri, però allora sembrerebbe, secondo sempre Matteo D'Ambrosio in maniera molto spiritosa, che lui, volendo inserire anche la fotografia nel futurismo, lui scrittura Parisio, che in realtà già faceva questa sperimentazione. Quindi è Marinetti a prendere ispirazione da Parisio e non il secondo contrario. Secondo Matteo, ma voglio dire. Poi, questa qui è una mia opinione, il lavoro di Parisio non è una mera applicazione, diciamo, delle regole del manifesto futurista, ma lui applica anche alcune cose del surrealismo, sì, sì. È estremamente libero, quindi questo dimostra della sua levatura internazionale, cioè era una persona che era capace, diciamo, di comprendere l'importanza di quello lì che al momento era un movimento completamente rivoluzionario, non accettato, diciamo, da tutti, e sapeva interpretarlo in maniera personale, quindi dimostra, diciamo, che era un personaggio in grado di confrontarsi alla pari con un grande intellettuale come Marinetti, e questo qui non è poco, diciamo. Altro grande archivio, diciamo, custodito. Io dico spesso che con Troncone si scrivono i libri e con Parisio si fanno le copertine, per dire proprio la differenza di... perché i Troncone raccontano, Parisio racconta meno. Nascono dal cinema, perché c'è un signore che si chiama Roberto Troncone, che è un appassionato di cinema nei primi anni del secolo, parliamo forse del 12, potrebbe essere qualcosa anche precedente. Comincia a utilizzare la macchina da ripresa, si inventa una casa cinematografica che si chiama Partenope Film, nella quale lavorano anche persone abbastanza importanti poi nella storia del cinema, anche attori e attrici famosi, hanno molti rapporti con intellettuali dell'epoca, tipo Bracco, per cui loro fanno queste cose, Di Giacomo. Insomma, c'ho tracce, per esempio, ma queste più che altro come fotografie che loro fanno, Viviani. E loro fanno questa casa cinematografica. Questa casa cinematografica dura fino al 25, anno in cui Roberto Troncone decide di chiuderla. I due fratelli più piccoli, che sono Vincenzo e Guglielmo, che facevano un po' di tutto anche in casa cinematografica, cioè facevano l'attore giovane, ma piuttosto che l'operatore di macchina, piuttosto che le fotografie di scena, che quelle poi bisognava mandare
prefettura per avere per passare la censura politica della cosa, motivo in cui poi alla fine, uno dei motivi per cui alla fine chiudono la casa cinematografica, fanno questa, decidono di aprire uno studio fotografico che si chiama Edizioni Troncone, Edizioni Fotografiche Troncone, e che sta anche lui sotto il porticato di San Francesco di Paola, ma dall'altro lato, dal lato dei militari, al numero 5. Aprono questo studio fotografico e lavorano bene, sono capaci, anche loro sono dei bravi imprenditori, tant'è vero che loro all'inizio lavorano per i giornali, per, credo che fosse Risorgimento, il giornale dell'epoca in cui loro, con cui loro collaboravano, questo piuttosto più Guglielmo, che è il fratello più piccolo, mentre Vincenzo si dedica un poco di più alla fotografia industriale, per cui fanno delle cose di industria pure loro, qualche volta si accavallano con Parisio, insomma i livelli sono fotografici, sono diversi. Vengono a un certo punto loro, andando a fotografare sia il Teatro di San Carlo che i cantieri navali di Castellammare per conto dei giornali, per cui, che ne so, abbiamo la fotografia del varo della Cristoforo Colombo, che era la nave gemella dell'Amerigo Vespucci, fotografie bellissime peraltro, però loro vanno perché un avvenimento è, dico per dire, il mattino, quel mattino per il quale loro lavoravano, che non era il mattino, non mi ricordo per quale, forse in Roma, insomma qualcosa, manda i suoi fotografi a fare questo avvenimento, a fotografare, a documentare questo avvenimento. La stessa cosa succede per il San Carlo, la grande prima al San Carlo, quella che inaugura la stagione, manda il giornalista a fotografare. Però loro lo fanno sempre per conto dei giornali. Certo, certo. A un certo punto loro hanno l'intuizione, ma questo devo dire con la guerra, perché il primo lavoro organico che io ho dei cantieri navali di Castellammare è un bellissimo album in cui c'è tutta la distruzione ad opera dei tedeschi fatta dai cantieri, quindi bombardamenti, cosa c'è, e la ricostruzione fatta dagli stessi, quindi però le fotografie dei bombardamenti le hanno fatte, quindi io credo che là nasce questo rapporto, che non dato precisamente, però loro riescono da essere gli inviati dei giornali ad essere invece i fotografi esclusivi dei cantieri navali, per cui c'è tutta la documentazione, dalla tracciatura a terra dello scafo della nave che poi deve essere costruito, alle fasi di avanzamento dei lavori, al varo, alla consegna all'armatura delle navi. La stessa cosa fanno dal 48 invece, questa è una data certa, con il Teatro San Carlo, per cui loro riescono, ai cantieri navali di Castellammare addirittura si installano una camera oscura all'interno dei cantieri, perché così potevano velocemente fornire le fotografie che loro facevano. Quindi ovviamente tutto bianco e nero, insomma. Cantieri navali, e invece col teatro, e da quello nasce poi un rapporto con altre, con la cantieristica napoletana, per cui diventano i fotografi dei cantieri Pellegrino, dei cantieri Posillipo, ci stanno insomma queste documentazioni. Per il Teatro San Carlo loro partono dal 48 e diventano anche lì, per cui abbiamo una documentazione che va dal bozzetto alla realizzazione scenica, alla prima, a tutti gli attori, cantanti, musicisti importanti che passi, direttore d'orchestra, la Bergman quando fa Giovanna d'Arco per la regia di Rossellini, insomma. Fino a che anni arriviamo a San Carlo? Fino all'80. All'80 anno in cui poi cambiano qualche cosa al San Carlo, viene chiamato prima Iotice e poi Luciano Romano a tempo fisso. Ovviamente la qualità delle immagini di Luciano sono, non dico di gran lunga superiore, ma sono. Luciano è oltre a essere, un grande professionista. Che oltre a essere bravo, ma i tempi sono diversi, voglio dire, no, le pellicole rispondono in maniera diversa. Vittorio Troncone, allora, poi Troncone, così come per Parisio, c'è una discendenza, c'è il figlio di uno dei due, nel caso specifico di Guglielmo, continua il mestiere del padre, con molto entusiasmo devo dire,
non con le stesse capacità ma con molto entusiasmo, per cui ha portato poi avanti fino a quando non ha ceduto a me anche lui lo suo studio professionale. Questa è la sede di dove sono conservati alcuni archivi. Propriamente è un'associazione, che si chiama Associazione Archivio Fotografico Parisio, dove vengono conservati fondamentalmente l'archivio Parisio e l'archivio Troncone. Prende nome da Parisio perché è stato il primo che noi abbiamo rilevato, però per esempio tutte queste immagini di queste scatole di astucci che contengono le fotografie sono, per esempio, sono di Troncone. All'interno dell'archivio Parisio sono conservati più fondi. Sì, due fondi fondamentali che sono quello di, appunto, di Parisio e di Troncone. Poi c'è un fondo molto carino di una 130 lastre circa che sono degli Esposito. Nel bene e nel male ogni tanto ci viene appioppato qualche piccolo archivio privato che noi dovremmo custodire e acquisire digitalmente, sistemare, eccetera, ma è molto difficile. Quello di cui vado molto fiero è che sono depositario dell'archivio di Fabrizio Lombardi, che è stato un caro amico e un buon fotografo napoletano, che purtroppo non c'è più, e il figlio ha ritenuto che io fossi degno di conservare. Fabrizio Lombardi credo che sia stato anche il tuo maestro, diciamo, quando hai fatto la tua prima pratica fotografica. Sì, un amico più grande. Ho rubato da Fabrizio. Sì, caso, sì, uno a caso, giusto per caso, ho letto vedere, un Pirandello, 1936, infatti non è Pirandello, ma cosa interessante. Marinetti. Marinetti, perché? Pensate anche che cosa. Sentite, qua io non conosco tutte le fotografie, no, qua escono cose che adesso mi metterò. Mi trae in inganno questa scatola che sta scritto Pirandello. Però probabilmente può essere un incontro tra l'interno delle lastre, che non tiriamo fuori tutte quante, certo. Ci stanno queste cose verde. La consistenza, no? Sì. La consistenza sono l'ordine di grandezza di alcune, di parecchie centinaia di migliaia Troncone, forse 600.000, 700.000, poi ci sta un po' di disordine nel 35 mm che loro hanno utilizzato, per cui certo, dove i numeri sono più alti, i numeri sono molto alti, quindi cosa. Parisio invece modestamente sono circa 70.000 fotografie contate, certo, perché poi le abbiamo digitalizzate, quindi noi le abbiamo inventariate tutte e sono il corpo centrale di questo di questa stanza. Differenza che io immagino fra Parisio e Troncone, che sono immagini non qualitative, ma questa grande differenza di numeri, è perché Troncone fanno giornalismo e quindi ovviamente il fotoreporter, forse è un termine non preciso per l'epoca, voglio dire. Comunque si diceva foto di attualità. Foto di attualità. Deve essere il termine, diciamo, prima degli loro, anni 60. Loro quindi hanno bisogno di fare molti scatti. Certo, poi scattano tutti i giorni, le documentano. Parisio che invece fa, oltre a foto d'arte, nel senso della creazione di fotografie d'arte, fa anche, fa molta industria, quindi molto paesaggio. Quindi io mi immagino che lui, utilizzando anche fotografie di grande, negativi di grande formato, noi abbiamo un grande uso di 18-24 sul vetro, prima di fare lo scatto ci pensa molto, perché logicamente se ne poteva portare, che ne so, 10 appresso, poi diventava anche un onere proprio fisico di gestione delle cose. Ma comunque è normale che il fotogiornalista scatta di più anche oggi. Sì. Ma c'è un'altra cosa, che loro vengono dal cinema. Sì. Perché la famiglia Troncone nasce come casa cinematografica, cioè nasce, insomma, si applicano già alle arti visive come casa cinematografica. E per cui loro spesso, anche in delle sequenze di fotografia industriale, loro fanno la sequenza, per cui spesso, volendo, se uno mettesse vicino uno vicino all'altro potresti creare dei piccoli filmini brevi di qualche minuto, però insomma non però la logica è quella,
Io intendo molto la fotografia come documento. Al di là del motivo per cui il fotografo ha deciso di fare quella fotografia, motivo deciso, necessità, quello che sia, dietro ci sono dei piani di lettura che casomai sono anche addirittura sfuggiti al fotografo. Certe volte ho bisogno proprio di vedere il negativo, di vedere la cosa, perché ci sono, insisto, dei piani di lettura che lui non mi trasferisce nei suoi registri. Noi abbiamo preso i registri e quindi la memoria, diciamo così, di Parisio e di Troncone. Però se Parisio fotografa l'Ital Sider da sopra al Parco della Rimembranza, fanno la nuova ciminiera o il nuovo forno, lui mi trasmette la fotografia dell'Ital Sider, però in realtà lui fotografa anche una zona a fianco dove non c'era la Pirelli, dove non c'era la Cementir, dove non c'era lo Stadio San Paolo, che invece poi nel tempo lui stesso le fotografa, quindi c'è questo cambiamento anche di panorama, chiamiamolo così, ma lui non se ne accorge che sta fotografando, perché lui in quel momento sta fotografando lì dal Sider. Certo. Questo qua pone il problema di qual è il soggetto della foto. Magari il soggetto della foto quando è nata era uno, invece per noi è completamente un altro. E certo. Quindi la catalogazione della foto è qualcosa di estremamente complesso. Esatto. E la complessità del linguaggio fotografico, per cui non può essere assimilato, diciamo, a tutte quante le altre opere d'arte. Cioè non può essere, noi non possiamo prendere le logiche, le categorie che sono state inventate per la pittura e per la scultura e portarle alla fotografia. Soprattutto per la scultura, probabilmente. Sì. Interessante, per esempio, che questo poi partì il mio discorso, anche se poi ho fatto un poco di cose, nella sequenza fotografica di Troncone, l'oggetto fotografato, o la motivazione, chiamiamola unica, Troncone hanno fotografato la Piedigrotta dal 1928 fino a che è esistita la Piedigrotta. Nella Piedigrotta ci stanno i carri. Loro fotografano il percorso dei carri, quindi lo stesso carro lo fotografano casomai 5 volte o 10, quello che sia, in varie zone della città. Se io faccio una ricerca su Piedigrotta, a me è sufficiente una di quelle 10 fotografie. Ma se io faccio una ricerca sulla trasformazione urbana, quel carro passa in 10 posti diversi che oggi non sono più gli stessi. Quindi sono 10 foto diverse. Quindi sono 10 foto diverse. Non sono quindi più. Sono la stessa foto se sono interessato al carro, ma sono 10 foto diverse. Quindi è chiaro che la catalogazione, le parole chiave all'interno, diciamo, della scheda devono dar conto di questa possibile duplice ricerca. Adesso vorremmo anche cominciare a fare un discorso di restauro della fotografia su carta, però, certo. Come se avessi notato che in realtà i negativi si conservano meglio che i positivi. Meno soggetti a deterioramento. Il vetro è un materiale chimicamente stabilissimo ed è, diciamo, è estremamente semplice anche stampare dal vetro, tranne che per il pellicolo. Sì, no, ha una trasparenza il vetro che la pellicola non ha, e poi dopo, diciamo, si riesce a stampare tranquillamente. Tranne, diciamo, il pericolo che può cadere e romperti. Ora affrontiamo un argomento forse non troppo piacevole, molto, diciamo, che si può creare qualche fastidio. Mi devo mettere paura. No. È la causa, diciamo, con FEC, MIBAC, della proprietà della sede, diciamo, tutta questa abbastanza ingarbugliata, così la chiariamo. No, è ingarbugliata, è forse facile chiarire. Okay, proviamo ad andare qualche elemento. Si può raccontare qualche cosa. Sto in causa con il Fondo Edifici di Culto, che è una direzione del Ministero degli Interni, che vanta la proprietà su questi locali. Nel 1998 scade il contratto di locazione con Parisio, quindi quello che aveva sottoscritto Parisio e che era stato ceduto a me nell'acquisto della cosa, e vengo chiamato dal Fondo Edifici di Culto per rinnovare il contratto. Logicamente mi chiedono, e va bene,
un adeguamento di fitto. Purtroppo bisogna parlare di cifre, io pagavo 700.000 lire al mese, mi chiedono questo adeguamento a 8 milioni al mese. Quindi più di 10 volte. Un po' più di 11 volte. 11 volte. Va bene. Io non reagisco perché ovviamente non reagisco, però chiedo aiuto. E chiedo aiuto al sovrintendente archivistico, che era quello che aveva posto già il vincolo sull'archivio. Però nel porre il vincolo sull'archivio, pone il vincolo anche su degli oggetti che stanno qua dentro, come per esempio quella vetrata. Allora io vado da sovrintendente e dico: mi scusi sovrintendente, io ho questo problema, credo di essere costretto ad andare via, ma come mi porto certe cose che fanno parte del vincolo? Perché fino a che sono negativi, un saccio a due mettere, però me porto. Certo, sono trasportabili in qualche modo. Certe cose come quella, sì. Io come faccio? E poi dove troverei, a me se una cosa la smonto, faccio un pacchetto di quei quadri e me la porto, ma dove trovo un'altra volta una collocazione degna di cose? Il sovrintendente, di sua iniziativa, inizia a fare una operazione con la sovrintendenza e beni architettonici. Per vincolare il luogo. E vincolano il luogo. Al momento si chiede di chi fosse la proprietà, stiamo parlando del 90, tanto eravamo arrivati quasi al 2000, al 99, e risulta essere proprietario il demanio dello Stato, non solo, ma il demanio dello Stato dice sì, è roba mia, procedete con questo vincolo perché, per usare una cosa un po' ecclesiastica, vere dignum et justum est, andare avanti su questa. Andiamo avanti, viene posto il vincolo, viene accettato dal demanio, che derubrica da patrimonio a beni demaniali, ma di grazie, ma di però ramo storico-artistico, quindi non lo so che significa, però insomma comincio ad avere allora i miei rapporti, non li pago più al FEC i soldi, ma chiedo al demanio come mi devo comportare, devo soldi, non devo soldi, c'è un comodato d'uso, c'è un canone, non lo so, però scrivo al demanio, il quale ovviamente non mi risponde. Nel 2007, quindi sono passati diciamo 7 anni, contatto un'altra volta il FEC, che mi dice che io ho un debito, ho un canone da pagare di 3.000 euro al mese, che già sono meno degli 8 milioni che mi aveva chiesto, però nel frattempo si è accumulato un debito che fra adeguamenti, interessi eccetera arriva a 300.000 euro. Allora quando io chiedo il perché di questa cosa, mi viene risposto: perché i beni sono nostri, lei non ci paga da 5 anni a questa parte, perché gli altri anche prima non c'erano, però gli altri sono andati perlomeno 2 anni, 3 anni sono andati in prescrizione. Allora io dico: scusate, questo a me risulta essere del demanio. Dice: no, il demanio ci ha scritto, vi ha scritto una lettera con la quale, in risposta a quelle che avevamo scritto noi, con la quale dice che non è più proprietario dei beni dall'84. Allora, già tu rimani un attimo perplesso, dici: non sei più proprietario dei beni dall'84, ma nel 2000 dici di sì, e nel 2002 addirittura dai delle disposizioni interne di trasferire da una parte a un'altra questa cosa. In realtà hanno ragione, perché loro dicono che non sono più proprietari dall'84, il demanio, perché con la riforma del concordato vengono accorpate alcune direzioni. Il porticato, la chiesa di San Francesco di Paola e altri beni e cose che erano proprietà dei Borbone non passano allo Stato in maniera diretta, ma passano ai Savoia, come preda bellica, diciamo, per così dire. I Savoia ovviamente non sanno che farsene, perché stanno al Quirinale, eccetera, eccetera. Allora donano allo Stato italiano questa cosa e viene fatta una direzione apposta che si chiama Ente Chiese Palatine, che è una direzione che fa capo al demanio, ma è, domanda
domanda mia, ma che non ho risposto, perché è una, è un ente di gestione o è un ente proprietario? Non lo so, non sono riuscito a trovare niente in merito, vabbè, ma non fa parte della storia. Nell'84, con la riforma del concordato, Craxi, il governo Craxi, non credo che lui personalmente si messa a fare queste cose, il governo Craxi accorpa alcune direzioni, in maniera corretta secondo me, perché se non altro c'è una divisione di spese, e l'ente Chiese per Latine viene assorbito dal FEC, ma viene assorbita la gestione o viene assorbita la proprietà? Quindi c'è sempre un dubbio di chi è il proprietario dell'immobile. No. Allora, diciamo che non sono più loro proprietari, perlomeno a detta del FEC, per cui mi viene fatta questa richiesta economica, facendomi capire che però loro erano interessati fondamentalmente alla liberazione dei locali, perché li ritenevano locali commerciali. Quindi se io me ne fossi andato avremmo potuto raggiungere un accordo di liquidazione, di cose del genere. E che io gli feci presente dicendo: guardate, a me se non concesso che Stefano Fittipaldi come persona fisica se ne va, ma tutta la roba di Stefano Fittipaldi la rimane, perché c'è il vincolo della sovrintendenza, del luogo. Che il luogo, il contenuto e il contenitore sono parte integrante e devono stare là. Ah, lei faccia una cosa, si faccia togliere il vincolo dalla sovrintendenza, dico sì. No, a prescindere dal fatto che non ho il potere per farlo, certo, ma tu sei il ministero degli interni, se non ci riesci tu, come vuoi che ci riesca io? Il fatto grave, e questo devo dire, tanti vantaggi che ho avuto dai vincoli, però in questo caso ho avuto una sorta di vessazione, perché alla richiesta nostra, siamo andati in causa ovviamente, alla richiesta nostra di partecipare alla causa, di far partecipare alla causa anche il Ministero dei Beni Culturali. Allora, la prima cosa ridicola è che, per legge, i ministeri o altri enti statali sono rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. Quindi tutti e due sono rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. Ma la cosa ridicola è che sono rappresentati dallo stesso avvocato, che ha avuto l'incarico in due momenti diversi. Cioè, un primo momento come avvocato del Ministero degli interni che ci fa causa, in un secondo momento anche come avvocato dei beni culturali che ci dovrebbe difendere. Quindi sì, e credo che contemporaneamente il poveretto si sia trovato un po' che in imbarazzo. Che cosa però ne è uscito fuori? Un dire: non si, il vincolo non si toglie, perché un vincolo messo è messo a ragione, voglio dire, non si toglie, però non entriamo nel merito del fitto. E quindi è rimasto tutto quanto tutto sospeso, come... Che io per me ho già persa la prima causa, diciamo, dove vengo condannato a pagare un fitto che, diciamo, se fosse un locale commerciale sarebbe un fitto, non dico ben pagato, ma di più, ma essendo un posto dice sì, ma quello è di una SRL, sì, ma la SRL non fa lavoro, è gestito da un'associazione, da una profit, eccetera. Che c'è un po' una contraddizione, se vuoi, però la realtà è questa. Ma fondamentalmente si porta sempre appresso un pesante fardello di arretrato. Certo. Quindi voglio dire, diventa complicato. Ma la cosa bella è che comunque, da un punto di vista strettamente giuridico, il FEC non riesce a dimostrare di essere il proprietario. Non ci stanno carte che lo dimostrino. E quindi la sua richiesta di fitto di arretrato non poggia, diciamo, non poggia neanche un fitto, non poggia niente. Il problema è che poi io vorrei dire un'altra cosa, però non è stato tenuto in considerazione dal giudice che ha emesso la prima sentenza, che se è nato un arretrato non è nato per colpa mia, per cattiva volontà, è nato per colpa mia, insomma, nel senso che io non ho pagato, ma io non sapevo a chi pagare. Certo. Cioè, se il demanio dice di essere il proprietario e quando io lo sollecito non mi dà risposta, è chiaro che si crea un arretrato. Che però non dipende da te, ma dipende anche dall'altra controparte, che non è chiara, diciamo. Esatto. Anche perché lei stessa probabilmente non ha chiaro qual è la situazione. Quindi, vabbè, abbiamo dato, diciamo, una spiegazione di questa situazione, diciamo, no, che crea una difficoltà. No, però questa è una difficoltà che, diciamo,
me la piango io, però dimostra la disattenzione dello Stato nei confronti di certe situazioni, essendo riconosciuta da tante cose, perché i premi, le pacche sulle spalle che mi vengono date come gestore di questo luogo e di queste cose, come c'è Demanio che mi telefona e mi chiede se per piacere gli faccio delle ricerche su delle proprietà sue che non sa bene. Io non credo che in un'altra realtà, in questo caso dico italiana, un'altra realtà di un paese non italiano, si abbandona un luogo come questo. Cioè qua, se me ne vado io, che ci fanno un'agenzia, ci fanno l'eterno ristorante. O... Sì, certo, l'ennesimo. No, allora bisogna capire, appunto, questa qui è la scarsa consapevolezza che si ha del patrimonio fotografico in senso ampio, non solo di fotografia, ma anche di luoghi. Questo qui è stato un luogo importante della città, in qualche modo deve essere preservato il luogo stesso. La motivazione del vincolo messo da Palazzo Reale, che è stato chiamato che sovrintendenza alle beni architettonici transdensacce, che come quella cosa che diventa una sigla, diciamo, per semplificare, Palazzo Reale, certo, la sovrintendenza che sta a Palazzo Reale, lo vincola proprio perché rappresenta un luogo importante per la città, un luogo di cultura, dove succedevano certi fatti, dove se vuoi continuano a succedere dei fatti. No, ma infatti è un luogo importante per la cultura ed è la vera casa della fotografia di Napoli, e questo qui probabilmente, io mi auguro, sarà il suo destino. E veniamo quindi alla domanda, diciamo, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Perché nonostante tutte queste difficoltà, sì, continui l'attività, diciamo, hai dei progetti. I miei progetti per il futuro sono quelli di... Mi piacerebbe, vabbè, continuo ovviamente a fare le mostre fotografiche, e adesso c'è in programma una piccola mostra, molto piccola, in memoria di un fotografo che è scomparso tanti anni fa, sono i 30 anni che è morto, che è Sergio Castellano, non so se tu lo... L'ho sentito. Lui era socio, avevo lo studio con Alfredo Perrino e Alessio Buccabusca. Poi su questo filone vorrei fare una mostra per Fabrizio Parisio l'anno prossimo. Fabrizio Lombardi. L'anno prossimo sono, come dicevo, i 100 anni di attività ufficiale, diciamo, di Parisio. Mi piacerebbe fare una cosa, spero di poterla fare innanzitutto, perché non voglio fare una cosa che metto in faccia al muro 60 fotografie di Parisio, devo uscire questa personalità di Parisio, perché le 60 fotografie le avete viste tutte quante, perché le mostre che abbiamo fatto sono state fatte in complessivamente anche più di 60 progetti, ma dover far uscire proprio questa personalità di Giulio Parisio, questa sua ecletticità, questo suo essere uomo del suo tempo, che non è una datazione, ma significa essere uno... No, pienamente consapevole del suo tempo, in tutti i suoi aspetti, dagli aspetti sociali, politici ed artistici. Oggi Giulio Parisio. Forse solo Ugo Momulas mi viene in mente come personaggio che ha avuto la stessa capacità di lavorare ad altissimi livelli, a livello professionale, a livello artistico, anche con la documentazione, diciamo, degli autori del suo tempo, no? Tu conosci più di me, quindi... Per esempio, Parisio aveva istituito un premio per i per giovani fotografi. Questo già è incredibile, no? No. Io ricordo che qui è stata fatta la prima edizione dei lunedì della fotografia, che è stato, sì, diciamo... Ringraziando anche però il contributo di Mimmo, di Fabio... Certo, Toto, di Vera Mamone, di tutta quella generazione, però i lunedì della fotografia sono stati, come dire... Ne parlano ancora. Il primo evento in cui la città ha preso consapevolezza, diciamo, del suo patrimonio fotografico, dei tanti autori, e probabilmente dai lunedì della fotografia è nata anche, diciamo, la specialistica in fotografia all'Accademia di Belle Arti, diciamo, nel 2006. Quindi voglio dire... Il primo già era... Sì, però era un solo esame. Invece poi nel 2006 nasce proprio la possibilità di laurearsi in fotografia. Mimmo Iodice diventa il primo docente di fotografia dell'Accademia di Belle Arti in tutta Italia nel 1969, chiamato credo da Emilio Notte, allora da direttore Emilio Notte. Franco Mancini. Dal direttore Franco Mancini, che ha questa intuizione che la fotografia è una materia importante, diciamo, ed è stata la prima accademia in Italia
ad avere un esame in fotografia. Poi l'anno prossimo, non solo sono i 100 anni, diciamo, del primo lavoro di Parisio che abbiamo qua dentro, ma sono i 25 anni dell'associazione. Noi qua stiamo lavorando da 25 anni. E quindi, sulle nostre, diciamo, sulle nostre forze. Una doppia ricorrenza che è importante tenerli a ricordare. Diciamo, io ti ringrazio, Stefano Fittipaldi, di questa intervista, lo ringrazio anche di aver intrapreso con la passione, con tutti quanti gli oneri personali, di aver acquisito questo spazio, perché non so se non ci fosse stata la sua presenza cosa sarebbe accaduto. Io purtroppo in questa mia attività di ricerca di archivi ho visto tante volte archivi preziosissimi buttati, luoghi completamente stravolti. Quanti? Ce le possiamo raccontare? Toppo, ad esempio, io non so quelli che fine ha fatto Toppo. Io ricordo quando Marinetta Picone mi disse che stava cercando di avere lì e poi dopo mi ha detto che gli Aleri invece avevano tolto tutto. Quindi noi potremmo aver perso completamente quello che qui abbiamo, perché prima che venisse vincolato dalla soprintendenza archeologica qui poteva diventare qualunque cosa, e quindi non ci sarebbe stata più memoria di quello che abbiamo. Mi domando una cosa, il vincolo posso dalla sovrintendenza è un vincolo vincolante, nel senso che qua dentro solo questo si può fare. Per questo voglio dire, se non lo faccio io, qualcun altro che mai dovesse subentrare, solo questo può fare. Quindi la liberazione dei locali dal punto di vista commerciale non l'avranno mai. Però dico, prima che venisse messo il vincolo qui si poteva fare qualunque cosa, quindi se non c'era la tua attività che obbligava a mettere il vincolo, noi potevamo perdere questa memoria. Quando io ti dicevo prima, Fabrizio Parisio ha cercato di vendere. A un certo punto. Perché lui a un certo punto, avendo smesso di lavorare e non avendo il concetto, perché è un concetto difficile, di archivio, ha venduto a dei privati. Cioè, voglio dire, c'è un mio amico, ovviamente è inutile fare nomi, che faceva l'antiquario, che si faceva fotografare i quadri che passavano per la sua bottega da Fabrizio. Fabrizio è andato da questo e ha detto: li vuoi negativi? Quello mi raccontava, dice: senti, posso dire la verità, a me non me ne importava niente, perché che me sono quadri passati, però me li sono comprati, la richiesta era bassa, per avere memoria di quello che è passato per il negozio. Ma come lui, sai quanto? Certo. Allora, L'Enel è andata a finire all'Enel, che c'ha un archivio importante. L'Ansaldo è andata a finire all'Ansaldo, che c'ha un archivio importantissimo, e c'ha una filosofia della conservazione. La Circumvesuviana, a cui pure ha venduto, quando mi telefonarono e mi chiesero delle fotografie, io dissi: non le trovo, ma può essere che siano state date a voi? Dice: no, speriamo di no, perché noi non se le abbiamo avute, chissà che fine hanno fatto. Capito? Quindi diventa anche questo. Quindi la problematica degli archivi è una problematica ancora aperta, perché tanti, diciamo, non hanno ancora questa consapevolezza dell'importanza del materiale fotografico, e quindi il ruolo di questo archivio è sia per se stesso, ma potrebbe diventare anche il modello per tutti quanti gli archivi, poi tutti i fotografi napoletani, da quelli storici, hanno problemi di come conservare gli archivi. Posso buttare una cosa? Sì. Allora, io penso questo, che di pazzi ce ne sono pochi. Se Fabrizio Parisio ha deciso, come Troncone non aveva figli, quindi va bene, cioè non va bene, se Fabrizio Parisio ha deciso di vendere avendo dei figli, è perché i figli non necessariamente seguono le orme del padre. Quando Stefano Fittipaldi morirà, non avendo figli, né ammesso concesso li avesse avuti, si poteva immaginare che avrebbero voluto seguire le mie follie, queste cose che fine fanno? Cioè, io non sono eterno, certo. Sono grandicello pure, quindi che fine fanno? Allora, l'idea dovrebbe essere quella di far sì che nasca una fondazione, che nasca una qualche cosa, perché io mi immagino anche un fotografo che ha figli, ma gestire un archivio, ma
dove te li metti? No, ma poi è complessissimo, sia da un punto di vista materiale, da un punto di vista di gestione. Per cui se non entri in mezzo una cosa che sia una, che può essere una fondazione, che può essere, ma logicamente una fondazione che necessariamente deve essere una fondazione mista. Cioè l'ente pubblico ci vuole, perché sennò come si fa? Mo ci hanno fatto la fondazione della canzone napoletana, meritorio, per carità, perché anche quella è memoria, però l'ha fatto la regione. Certo. Perché chi si metteva a fare una cosa del genere? Chi tengo un disco a casa e mi mette a fare la fondazione? Cioè, capito com'è? Cioè, e questo secondo me è l'appello che si deve lanciare forte. Cioè, bisogna capire che la fotografia è un bene pubblico, anche quando è in mano privata, quindi poi un bene di per sé. La gestione dell'archivio non è mai economicamente profittevole, perché il costo di gestione dell'archivio è sempre superiore alla possibile vendita. Questo qui è stato vero anche per gli Alinari, per tutti quanti i grandi archivi, è vero anche per l'archivio Parisio e Troncone, quindi è necessario l'intervento del pubblico che sostenga questa iniziativa. Però non puoi immaginare che lo faccia solamente per Stefano Fittipaldi attraverso i suoi archivi, lo deve fare per Carbone, lo deve fare per Domani, per Luciano, Ferrara, per i fotografi storici della città. Ma non è andato verso l'archivio del Mattino? Sì, a me hanno detto questo. Che no, io lo so sicuro, lo so per certo. Che è una cosa incredibile questa, diciamo. Il principale giornale cittadino in cui c'era tutta la memoria della città, quindi per questo non bisogna mai pensare che c'è il limite al peggio. No, quindi, perché non c'è il limite al peggio, cerchiamo di attivarci. Però immaginiamoci una soluzione. Allora questa cosa, da una persona come te che ha un seguito culturale, voglio dire, io, anche se lo stiamo dicendo ormai che ci saranno per qualcuno che ci sentirà in questa cosa, io lo dico sottovoce, se parte da me e parte per mio interesse, se parte da te nasce, parte per interesse pubblico, non so come dire. Certo, no, ci deve essere un grande movimento che affronti il problema degli archivi nella sua complessità e poi dopo, a seconda delle varie soluzioni, si trova, diciamo, un intervento differenziato che però sia coordinato, e poi soprattutto tutto il materiale, almeno digitalizzato, deve avere, diciamo, una gestione unica. Quindi niente, facciamo questo appello, ti ringrazio Stefano e speriamo, diciamo, che ci sia una possibilità.